secche. Secche, secche. La mountain bike è uno degli sport più pericolosi in assoluto. Quando si inizia poi a fare veramente sul serio, le secche sono veramente stellari. Per fortuna tante volte non ci si fa niente, ma la conseguenza di cadute rovinose sono purtroppo fratture, tagli, ematomi giganti, perdita di memoria. Insomma, cose che nessuno vorrebbe. Come ben sapete, quest'anno io ho subito l'infortunio più grave di tutta la mia carriera di mountain biker. E mentre ero a casa ripercorrevo negli anni tutti gli infortuni che ho fatto e ho detto: non ci faccio un video. E solo grazie all'archivio che ho sul computer e sul telefono sono riuscito a risalire tutti gli infortuni che ho subito in circa 13-14 anni di riding. Qui me li sono segnati tutti, quindi questi sono solo quelli degni di nota. Nel lontano 2010 il primissimo osso che ho rotto è stato il polso, di preciso lo scafoide destro. Ho sbagliato un 360 e praticamente sono finito fuori da una rampa dove nel pianetto sotto c'era tipo i tavolini del bar. Questo primo infortunio è veramente l'emblema di come il Toto reagisce agli infortuni. Per una settimana, raga, il polso faceva veramente malissimo, però io testardo non mi sono andato a far vedere e ho tenuto il polso così per 2 anni. Cos'è successo dopo 2 anni? Sono andato a fare un altro contest saltando completamente un atterraggio, atterrando di pancia pieno. Sono andato a farmi delle belle lastre al torace e al polso destro. Quando sono entrato dall'ortopedico mi fa: tu problemi hai? Mi fa. Quindi mi hanno dovuto operare, prendere un pezzo di osso, un pezzo di bacino, e inserirlo in mezzo ai 2 lembi di scafoide rotto. Fortuna del 2013, ero a casa di Diego ad allenarmi, volevo fare un backflip barspin. Piccolo problema, ho sbagliato, sono saltato giù dalla bici. Il disco, raga, è una lama praticamente, soprattutto se nuovo. Non mi sono neanche accorto, ma ha tagliato il gomito a bisturi perfetto. Vomito su taglio. Si riusciva a vedere praticamente l'osso. Però vabbè, qui un po' di punti e via. Giugno 2014, uno dei più grossi contest in Italia, dei Jumbo. Nella fiera di Bologna, durante le prove, decido bene di rompermi il quarto metatarso. Anche in questo caso, appunto, ero durante un contest, sono atterrato in piedi, eccetera. Sono andato in ospedale, frattura del quarto metatarso. Secondo voi il Toto il giorno dopo non ha fatto il contest? È ovvio che l'ha vinto. Poi sempre nel 2014, a settembre circa, ho avuto un altro infortunio, cioè ho rotto un pezzettino di ulna. In questo caso non cadendo in bici, ma lavorando per fare una rampa. Ma appunto il 2014 non è ancora finito. Perché non ci facciamo male di nuovo? Mi ero rotto lo scafoide destro, giusto? Perché non pareggiare col sinistro? E però prima, siccome voi siete degli infamelli, c'è sempre il 60% delle persone che guarda i miei video che non è iscritta al canale. Quindi veramente non vi costa niente. Stiamo raggiungendo i 400.000 iscritti. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Se poi volete farmi un piacere enorme, lasciate anche like al video per supportarlo, in modo tale che cresciamo ancora di numeri e riusciamo a portare sempre progetti più fighi. Anche in questo caso ero a casa di Diego e volevo fare backflip opposite tailwhip. Lo sapevo già fare, ma raga, in quel momento sono andato subito in ospedale, mi sono operato. Dai, di qualcosa. Ciao. In pochissimo sono tornato in bici. Quindi per adesso diciamo 2 operazioni, vite nel polso destro, vite nel polso sinistro e qualche punto in giro. Red Bull Giore 2015. I'll tell you what, man, I love the story about this kid, Torquato Testa. Ve lo ricorderete perché è uno dei contest che ho nominato più spesso nei miei video, proprio perché durante quell'occasione ho portato un trick sensazionale per il tempo. Backflip tailwhip dal boner. L'avevo quasi chiuso, piccolo problema, ero atterrato lunghissimo. Sembra che non mi sono fatto niente, anche perché poi ho finito la run, sono arrivato in fondo. Il pollice non ha retto e mi si è completamente piegato indietro. A settembre, sempre 2015, ero già in bici. Qui è successo uno forse degli infortuni più seri, forse anche io ho sottovalutato un po', perché in questo caso non si trattava di un osso rotto, ma si trattava di un trauma alla testa. Premessa, dico che è seria perché in questa caduta ho anche perso la memoria. Però per parlarvene vi porto direttamente su un salto molto simile che abbiamo qui al park per farvi capire la dinamica. Mi trovavo a Valgredurt, un piccolo park in provincia di Lecco. Cioè, adesso faccio bar spin su tutti i panettoni. Praticamente sono arrivato lunghissimo sul panettone, ero anche tutto in avanti, io ho fatto bar spin e praticamente sono atterrato dopo l'atterraggio nel flat senza assolutamente mollare la bici. E tra l'altro in quell'occasione non avevo nemmeno sull'integrale. Anche solo appoggiare così la testa per terra
è duro. Mi sono grattato un po' il naso, la faccia in generale, ma non mi sono rotto niente. Per fortuna nella mia carriera non ho avuto tantissimi traumi cranici importanti. Questo è uno di quelli, e l'altro che posso ricordarmi è avvenuto nel 2019 a Rotorua. In quel caso, raga, avevo sull'integrale. E i danni che ha riportato sono questi. La scocca esterna si è leggermente crepata. Dopo una craniata del genere, raga, mi sembra il minimo. In realtà la domanda che mi faccio è: ma quanto può reggere effettivamente un casco del genere a impatto? Mi sa un botto. E prima di continuare a parlare degli infortuni, solo per oggi abbiamo avuto l'opportunità di venire proprio direttamente da Matt Bluegrass per vedere con i nostri occhi come fanno caschi e protezioni. Siamo a Talamona, in provincia di Sondrio, proprio perché Bluegrass è un'azienda italiana. Come ben sapete dai miei video, fanno caschi da bici, e oggi, dopo tantissimi anni che ci collaboro, hanno dato la possibilità di venire a visitare l'azienda, ma soprattutto a scoprire come si crea un casco. Oggi abbiamo qui Ulisse e Achille del reparto marketing, che ci faranno vedere e scoprire come è suddivisa l'azienda. In realtà questa è la seconda sede di Matt Bluegrass, proprio perché la prima era... Eravamo originariamente a Mandello dell'Aria. La produzione è stata impiantata in Valtellina all'inizio degli anni 90. E qui abbiamo direzione, marketing, product management, art direction, grafica, IT, amministrazione, commerciale. Unico ufficio con i cani. Ufficio più importante? Marketing, cioè. Adesso andiamo dove si progetta il prodotto, con la parte ricerca sviluppo. Cioè, questo qua è veramente tutto stampato in 3D. Qui siamo nella stanza dei prototipi, o anche detta stampanti 3D. Abbiamo questa piccolina che stampa parti meccaniche, come regolatori taglia, parti che ingegnerizziamo noi. Questa che è detta stampante a filo. Questa invece è la stampante a gesso, fondamentalmente da prototipi molto più pesanti, che servono per validare le superfici e il design. In realtà questa appunto è la stanza più segreta dell'azienda, e già qui, raga, oltre a progettare, fanno già i primi test, proprio perché loro hanno sviluppato un software che simula il crash test che poi andremo a vedere. Questo invece è il laboratorio dove facciamo tutti i test di impatti e studiamo la sicurezza. Lo vedete lì dietro? C'è un casco. Tra poco lo distruggiamo. L'ultima zona è un magazzino molto ampio, chiaramente, comunque molto importante, dove tutte le scatole vengono preparate e inviate ai nostri consumatori, ai nostri clienti. Adesso ci sta portando nella stanza segreta, che in realtà mi ha detto di non filmare. A breve presenteranno proprio questa nuova stanza, che, raga, rivoluzionerà ancora il modo di fare i caschi per loro. Allora, tre domande base per capire chi abbiamo davanti. Come nasce l'azienda? Allora, nasce da un'idea di Max e Luci, che nel lontano 87 videro nel casco da bicicletta un futuro, perché di fatto al momento nessuno usava il casco da bici. Quanti dipendenti ha l'azienda? Siamo circa una trentina, con tre persone in Cina che ci fanno il controllo qualità. E quanto fattura l'azienda? Questa è una domanda scomoda, ma è tutto pubblico, però potete andare a vedere. Diciamo che siamo sulla direzione giusta. Ve lo diciamo noi quanto fatturano. Quanti caschi produce l'azienda, più che altro? Quanti caschi produce? È ancora più confidenziale. Ah, sì, sì, assolutamente. Cioè, questa è proprio la domanda a cui non si può rispondere. La produzione dei caschi, mi sono sempre chiesto, ma avviene proprio qui, oppure è delegata, viene da, che ne so, dalle bici, vengono fatte tutte Taiwan? Bluegrass come funziona? Allora, noi siamo stati produttori fino al 2012, in quel building che c'è qui fuori, voi non lo vedete, ma è alle mie spalle. E dal 2012 abbiamo dovuto delocalizzare per, appunto, motivi di concorrenza. Purtroppo tutti i nostri competitor ormai erano un livello di competitività che non era più possibile per noi sostenere ricerca e sviluppo. Le persone che seguivano la produzione ai tempi sono ancora in azienda, quindi questo ci distingue molto da marchi che sono nati, diciamo, con l'Asia. Però appunto, voi come fate a capire quanti caschi produrre in un anno? Ma allora, diciamo che nasce un po' esattamente dagli ordini che riceviamo, perché noi siamo una realtà comunque a conduzione familiare, siamo molto diversi nelle nostre scelte commerciali anche rispetto magari a brand che fanno parte di fondi o quant'altro. Quindi, diciamo, abbiamo molto chiaro davanti a noi anche un obiettivo di sostenibilità aziendale. L'azienda in realtà si chiama Bluegrass, però fa parte della famiglia Matt, giusto? Corretto. Non c'è un significato, cioè non è un acronimo, è semplicemente parte della parola helmet. Come si dividono le due figure, Matt e Bluegrass? Siamo le stesse persone, si occupano della comunicazione, della grafica, dello sviluppo prodotto. In generale anche l'azienda stessa è una sorta di categoria gravity. Con Matt noi facciamo dal bambino fino al mountain bike, fino al Tour de France. Con Bluegrass invece copriamo tutta quella parte più gravity, e abbiamo
abbiamo l'unico prodotto che non è casco, che sono le protezioni. Però a questo punto ti chiedo, che me lo sono sempre chiesto, io non ho mai capito il perché. Cioè, Bluegrass, che è Bluegrass? Cioè, che cos'è? Bella domanda. Non lo so, non saprei risponderti, nel senso che alla fine è un nome che nasce con uno spirito, non saprei, della persona che gestiva in quel momento il marketing. Volevo sapere da te il prodotto più particolare o che vai più fiero di Bluegrass. È sempre il prossimo, sicuramente, nel senso che comunque il prodotto per noi è al centro del nostro sviluppo. L'ultimo che abbiamo fatto uscire, che è questo casco, si chiama Vanguard. Devo dire, abbiamo centrato un po' tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Questa domanda scomoda, eh. Prodotto di cui vai meno fiero, il prodotto più brutto, qui è difficile, eh. Molto sinceramente, l'unico open model che abbiamo nella gamma, che è il Super Bold, casco, diciamo, da dirt in ABS, una scodella, ed è l'unico prodotto che proprio in parte. Ah, non vai fiero dello casco che io utilizzo di più praticamente tutti i giorni in dirt, e lui non va fiero del mio casco. Che cosa non puoi dire di Bluegrass? Che secondo me il nome Bluegrass nasce bello. Scrivetemi nei commenti secondo voi cosa ha detto Achille a questa cosa. Secondo me non ci arrivate. Adesso ragazzi, tra poco andiamo a fare effettivamente il test di distruzione del casco. Ho detto, cavolo, qui avete tutte le macchine per testare i caschi, ma se facciamo arrivare questo video tipo a 10.000 like, mi fate fare un drop test del casco tipo estremo? Con macchinario o no, tipo dal tetto di un palazzo? Cioè, da un elicottero. Da un elicottero. Il limite delle nostre possibilità, sì. No, no. Se voi come azienda me lo accettate, accettiamo la sfida. Quindi raga, mi raccomando, 10.000 like, facciamo il drop del casco, dico dall'elicottero, ma non ci sarà solo quello. In realtà, come sapete ragazzi, avevo portato qui, parlandovi dell'ultimo caduta che avevo fatto, proprio con lui, il Legit Carbon. Vi ho fatto vedere che appunto è leggermente crepato. Adesso la cosa che sono veramente curioso di scoprire con loro è effettivamente come vengono demoliti i caschi nei crash test. E abbiamo qui questo casco già crashato. Vedere con qualche altro impattino cosa succede. Anche l'uomo degli incidenti, quello che si diverte a distruggere tutto. È abbastanza impressionante vedere l'impatto, e non l'ho mai visto. Prima volta che vedo un crash test effettivamente. Porca puttana, che stecca. Ah minchia, guarda qua. Vedi la curva d'impatto, che la linea rossa è il limite di certificazione. Ah, quindi c'è ancora margine di brutto. Quindi sostanzialmente si possono prendere delle craniate più forti di queste. Ma meglio evitare, ma meglio evitare, perché non fa bene. Io vorrei vedere secondo test sullo stesso punto qua. Lui sostanzialmente è quello che andiamo a prendere se il casco si rompe. Okay, veniamo a prenderti a casa, eh. È quello che Fabrizio, fa. Giusto? Madonna, che stecca. Cioè adesso lo stai proprio angolando per come io ho preso la testa. Ok, proprio ci mettiamo il dito nella piaga. Casco, è stato un onore, mi hai servito con tanta forza di volontà. Ma è giunto il tuo momento. Guardalo qua. Si è allungata leggermente la crepa qui fuori. Però qui quella che c'era già è rimasta uguale. Però diciamo che comunque la cosa che mi ha dato fiducia è che io mi sono preso il rischio di fare anche la seconda run dopo aver testato. Dopo aver visto una secca del genere, da fiducia che ok che i caschi devono essere sostituiti all'impatto. Però non è che allora non protegge più dopo che cade una volta il casco. Bluegrass e l'azienda Matt l'abbiamo vista. Adesso ci mancano da finire di vedere i miei ultimi infortuni. La famosa testata era avvenuta nel 2015 e sempre nel 2015, a dicembre, ho deciso bene di infossarmi un pollice nel mulch, e esattamente nel momento che mi sono alzato dal mulch avevo questo pollice a L. In preda al panico l'ho preso, l'ho tirato e l'ho rimesso dritto. A volte può succedere. Nell'agosto del 2016, durante il mio secondo Red Bull Joyride, c'era questo salto verso sinistra, una hip. Piccolo problema, sono entrato troppo interno nella curva e praticamente non ho curvato e sono uscito dritto dalla curva, procurandomi la lussazione del legamento acromion claveare. E mi ricordo che quell'anno ero veramente demolito al 100%, perché tra l'altro poco prima di questa lussazione della spalla ero anche caduto in bike park, procurandomi un taglio bruttissimo sul gomito che è andato
iniziato a fare curriculum dei vari tagli che ho fatto negli anni sul mio bel gomito destro. Settembre 2017 è avvenuta forse la mia prima rottura di netto di un osso, effettivamente. Clavicola destra, ero al Nine Nights. Il triplo flip raga l'avevo praticamente chiuso, è soltanto che stavo arrivando un pelo di punta e quindi mi sono leggermente girato io con le spalle. Piccolo problema, rotolando sono uscito dall'airbag e uscendo dall'airbag ho spezzato di netto la clavicola. Ottobre 2018, il grande Toto è riuscito un anno dopo a rirompersi la clavicola destra, però questa volta al bike park, al Monte Pizza Bike Park. Sempre per la teoria del un infortunio all'anno, anche il 2019 è stato condito da un bel infortunio, non so se rottura, ma durante il crank course di Innsbruck, facendo un casual sul salto più grosso del course, sono atterrato un po' corto, sono stato sbalzato completamente in avanti e raga, ho tirato una panciata per terra a fianco, che veramente mi ricordo che sono rimasto giù a pensarci per un po'. Fortunatamente poi c'è stato il Covid in mezzo che mi ha graziato, raga. Covid per me è stato la grazia. Dal 2019 al 2022 niente, magia. Gli infortuni sono ritornati a settembre 2022 durante il Red Bull District Ride, e chi ha visto il video lo sa, facendo un double backflip sull'ultimo salto sono atterrato un po' di punta, ho piantato raga una manata per terra che non so perché mi ha stortato sto dito. Questo è il mio dito a distanza di un anno. Non si stende questo dito normale, questo è il dito rotto. Diciamo che è stato l'ultimo anno, è stato particolarmente sfigato, una semi rottura quasi del polso, un taglio alla gola, la rottura dell'acetabolo e la lussazione del femore. Ho chiuso in bellezza, diciamo, la mia serie degli infortuni così. Però considerando veramente tutto quello che ho fatto nella mia carriera di riding, gli infortuni ci stanno, ho avuto infortuni tra virgolette anche minori rispetto a tanti rider. Sono contento e fortunato comunque di avere con me un'azienda come Bluegrass che da anni mi supporta e mi fornisce le migliori protezioni sul mercato. Mi raccomando, io vi ricordo raga che se arriviamo in questo video almeno a 10.000 like facciamo il drop test estremo di uno dei caschi di Bluegrass. Hanno dato l'ok raga per lanciarlo dall'elicottero. Scrivetemi anche nei commenti se avete qualche idea malsana per testare un casco. Raga, 10.000 like, lanciamo il casco dall'elicottero. Bella.